Buongiorno ragazzi, con oggi siamo arrivati all'ultima lezione per quest'anno e andiamo a leggere la novella tratta dal Decameron di Federigo degli Alberighi. Si tratta dell'ultimo testo appunto che leggeremo quest'anno. La novella è a pagina 460 del libro di letteratura. Anche questa è una novella presa dalla quinta giornata, la nona, no? Novella della giornata numero 5, quindi è immediatamente successiva, come vediamo, no? Alla novella di Nastagio degli Onesti, e anche questa novella quindi si ambienta in una giornata in cui si raccontano storie di amori felicemente conclusi, pur dopo qualche difficoltà. Allora, in questo caso, l'amore del protagonista, Federico degli Alberighi, giunge a buon termine non tanto per l'industria del protagonista, ma piuttosto per la sua grande generosità, per la sua nobiltà, per la sua grandezza d'animo, no? Per la sua magnanimità. Quindi, in questo senso, Federico è una parziale eccezione, no, se vogliamo, nel mondo degli eroi boccacciani. Sicuramente è uno dei personaggi più memorabili del Decameron, anche per la ambientazione, no, molto particolare, come vedremo, della sua novella. Novella che, diciamolo subito, si inserisce perfettamente non solo nella visione, diciamo, borghese, mercantile, no? Di cui abbiamo visto Boccaccio è portavoce, ma si inserisce anche in un passato di valori cortesi che sono molto evidenti nella figura del Falcone, no? Che come vedremo ha un ruolo importantissimo in questa novella, ma anche proprio nel personaggio stesso di Federico. Allora, andiamo pure a vedere la novella e altre osservazioni le farò man mano. Dunque, la narratrice è Fiammetta, bisogna però dire che anche qui c'è un'innovazione, nel senso che Fiammetta racconta una novella che a sua volta era stata raccontata tempo prima da un anziano cittadino di Firenze, Coppo di Borghese Domenichi, che viene qui citato all'inizio. Quindi, in pratica, è un racconto di una novella, Il racconto di un racconto. E Fiammetta non inventa una novella, ma ripete una novella che lei stessa ha sentito raccontare da questo anziano nobile fiorentino, che qui Boccaccio ricorda con grande rispetto, con grande deferenza. Allora, andiamo pure a leggere. Leggiamo innanzitutto il cappello iniziale, che come al solito, no, riassume un po' i tratti essenziali della vicenda. Federigo degli Alberighi ama e non è amato, e in cortesia spendendo si consuma, e rimandi un sol falcone, il quale, non avendo altro, dà da mangiare alla sua donna venutagli a casa, la quale, ciò sapendo, mutata d'animo, il prende per marito e fallo ricco. Allora, già da questo breve sommario noi ricaviamo alcuni concetti importanti, no, di questa novella. Innanzitutto, come vi dicevo, il quadro valoriale in cui si inserisce è quello dei valori dell'amor cortese, della fine amor, cioè dell'amare raffinato, di cui parlavamo a inizio anno, no? Di cui, come qualcuno di voi ricorderà, una caratteristica importante era la liberalità. Quindi l'amante non doveva assolutamente mettere freno allo spendere in denaro, no? Per compiacere l'amata. Inoltre, spesso l'amore cortese era un amore non corrisposto, come all'inizio nel caso di Federico, vedete, ama e non è amato. E poi ancora c'è la parola chiave dopo, già nel
nel sommario, no? In cortesia spendendo. Quindi vedete che lui all'inizio incarna davvero il prototipo dell'uomo cortese. Ama e non è riamato. Però nonostante questo, spende tutto il suo ingente patrimonio in manifestazioni d'amore. Viene detto sotto che giostrava, armeggiava, faceva feste, donava e il suo patrimonio senza alcun ritegno spendeva. Poi, esempio tangibile di questo mondo aristocratico di cui Federigo fa parte, tra l'altro gli Alberighi erano una delle famiglie fiorentine più nobili, quindi siamo in un contesto sociale altissimo, e dicevo che l'elemento tangibile, no? Visibile proprio di questa nobiltà è il falcone. Il falcone che è, diremmo, uno dei protagonisti di questa famosa novella. Tenete conto che il falcone, il possedere un falcone, andare a caccia soprattutto con il falcone, era un'attività che identificava davvero lo status delle famiglie aristocratiche. La caccia con il falcone era, come sappiamo, uno dei passatempi preferiti delle famiglie della alta società aristocratica. E infine poi, sempre nel sommario, c'è l'accenno alla conclusione in cui la donna, vedremo per quali motivi, cambia opinione e in questo c'è il parallelo, se vogliamo, con la vicenda di Nastagio degli Onesti, no? Non a caso appartengono alla stessa giornata queste due novelle. Ovviamente, come vedremo, il contorno narrativo e anche i motivi per cui le due donne cambiano opinione sui loro amanti è completamente opposto. Come ricorderete, Bianca dei Traversari aveva iniziato ad amare Nastagio degli Onesti per paura, sostanzialmente, no? Terrorizzata da quella visione soprannaturale che aveva avuto durante il banchetto. Mentre invece nel caso di Federigo degli Alberighi tutto nasce da un gesto, di grandissima, nobiltà che lui compie, come vedremo. E poi alla fine c'è il consueto riferimento al mondo economico, no? Presente in Boccaccio, vedete, fallo ricco, quindi lui diventa ricco alla fine perché sposa questa ereditiera, potremmo dire, che è appunto Monna Giovanna. Allora, altre osservazioni le faccio appunto andando a leggere, iniziamo pure. Sta parlando Fiammetta, come detto. Dovete adunque sapere che Coppo di Borghese Domenichi, il quale fu nella nostra città e forse ancora è, uomo di grande e di reverenda autorità nei di nostri, e per costumi e per virtù, molto più che per nobiltà di sangue chiarissimo e degno di eterna fama, essendo già di anni pieno, spesse volte nelle cose passate, coi suoi vicini e con altri si dilettava di ragionare. La qualcosa egli meglio e con più ordine, con maggior memoria e ornato parlare che altro uomo seppe fare. Era usato di dire, tra le altre sue belle cose, che in Firenze fu già un giovane chiamato Federigo di Messer Filippo Alberighi, in opera d'arme e in cortesia pregiato sopra ogni altro donzel di Toscana. Il quale, siccome il più dei gentili uomini avvenne, di una gentil donna chiamata Monna Giovanna si innamorò, nei suoi tempi tenuta delle più belle donne e delle più leggiadre che in Firenze fossero. E acciò che egli l'amor di lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e donava, e il suo senza alcun ritegno spendeva. Ma ella, non meno onesta che bella, niente di queste cose per lei fatte, né di colui si curava che le faceva. Allora, in queste prime righe noi possiamo vedere, come vi dicevo, il riferimento al primo narratore, no? Di questa novella, che sarebbe Messer Coppo di Borghese Domenichi, questo anziano fiorentino, nobile, e dalle grandi capacità, no? Oratorie, viene detto anche. Si esprimeva con ornato parlare
in maniera che nessun altro uomo seppe fare, complimento non da poco, no? All'interno della borgata della brigata di novellieri. E lui raccontava appunto questa vicenda, questa novella di Federigo degli Alberighi, che quindi qui viene solamente ripresa. E inizia quindi il rievocare, no? Il tempo passato di Firenze, che appunto qui prende voce proprio attraverso un autorevole rappresentante di questo passato dalle belle usanze, che se voi ricordate compare più volte nel Decamerone, l'abbiamo visto anche nella novella di Guido Cavalcanti con il rievocare, no? Le antiche brigate che si accompagnavano appunto in Firenze. E questo coppo di Borghese Domenichi probabilmente è ancora in vita, no? Viene detto forse ancora è, forse ovviamente per via del contagio. Come si sa, la cornice prevede questa ambientazione storica del 1348 con la peste nera. Viene poi presentato il protagonista della novella, Federigo, figlio di Messer Filippo Alberighi, come vi ho detto, una delle famiglie più nobili di Firenze, che addirittura ci viene detto era al di sopra di ogni altro giovane aspirante cavaliere di Toscana, sia per capacità guerriere, sia per cortesia. E qui vedete appunto, no? I due elementi chiave della formazione dell'animo nobile, secondo i canoni cortesi: capacità di spendere liberalmente, quindi cortesia, e abilità guerriera. E lui si innamorò di una gentildonna chiamata Monna Giovanna, come avviene molte volte ai più gentili uomini. E qui c'è un'altra ripresa del tema cortese, per cui l'amore può trovare spazio solo in cuori nobili, quindi presupposti dalla natura, no? Predisposti all'amore, e può solamente essere riamato da un altro cuore nobile. Quindi in questo senso rifiutare l'amore è una grave infrazione al codice cortese, in quanto è volgare chi, essendo amato, non riama. Poi, come vi ho detto, lui all'inizio mette fondo proprio al suo patrimonio e queste sono le attività che lui intraprende, no? Organizza giostre, tornei d'armi, feste e dona moltissimo a questa donna, essendone innamorato. Allora, qui vedete una cosa importante in quanto secondo, pensiamo alla lirica trovadorica, no? Secondo gli antichi cantori dell'amor cortese, era dovere di colui che amava spendere, senza dimostrarsi avaro, Però non contemplavano il fatto che a forza di spendere l'amante potesse ritrovarsi povero, no? Cioè, in qualche modo, per, i cantori dell'amor cortese, la liberalità era una dote necessaria, ma non contemplavano la possibilità che potesse addirittura portare sul lastrico, l'amante che spende tutti i suoi averi. Veniva visto questo come un atto necessario, ma non parlano mai delle conseguenze economiche, per così dire, no? Della liberalità cortese. Qui invece vediamo che l'occhio del narratore, Boccaccio, sapete, conosceva bene il mondo mercantile e quindi anche tutta l'economia, no? Che si regge in questo, ci fa notare che il buon Federigo, a forza di spendere, quindi ottemperando, no, al suo dovere di amante cortese, e beh, a forza di spendere un giorno si ritrova povero in canna, no? Ha speso tutto quello che aveva praticamente, gli rimane solamente un piccolo podere in campagna e un suo bellissimo falcone. Però vedete che Boccaccio pone l'accento non solo sulle basi materiali della cortesia, no? Quindi il fatto che per essere degli ottimi amanti cortesi bisognava avere anche tanto denaro, osservazione questa che sfugge un po', no?
ai trovatori che pongono l'accento solamente sull'aspetto idilliaco, potremmo dire, della libertà gioiosa che spende senza freno. Ecco, qui invece in Boccaccio ci viene detto che questa concezione, da un lato, presuppone grandi ricchezze, perché se io non ho soldi, difficilmente posso spendere per la matta, eh? E al tempo stesso ha anche dei forti rischi, perché a forza di spendere e di mostrarsi liberali si rischia di ritrovarsi poveri. Quindi vedete come Boccaccio, pur partendo dai valori cortesi, però li rilegge in effetti anche con l'ottica appunto mercantile, che gli è propria. Andiamo a vedere. Spendendo dunque Federigo oltre a ogni suo potere molto e niente acquistando, cioè non ottenendo nessun risultato con l'amore di Giovanna, siccome di leggero avviene, quindi come facilmente accade, le ricchezze mancarono ed esso rimase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo essergli rimasta, delle rendite del quale strettissimamente viveva. E oltre a questo un suo falcone dei migliori del mondo. Quindi lui, come vi ho detto, rimane povero perché ha speso tutto nel suo tentativo, no, di ottenere l'amore di Monna Giovanna. Si ritrova però con un piccolo podere vicino a Firenze, a Campi, sul Bisenzio, e con questo suo falcone, che però è bellissimo. Ci viene detto che era un animale straordinario, addirittura tra i migliori al mondo. Il falcone, come vi ho detto, rappresenta l'unico elemento di sopravvivenza del suo vecchio status di aristocratico, l'unica traccia che rimane dell'antica nobiltà aristocrazia di Federigo. Vedete che qui, come vi ho detto prima, l'amor cortese ora si va instradando su canali che sono molto più concreti di quelli della fine amor dei provenzali, no? Qui quasi quasi si incanala su canali economici, su strade economiche, eh? Per cui va bene la liberalità e l'amore generoso, però tutto questo può avere esiti drammatici, no? Può portare all'autodistruzione del patrimonio, perché lui consuma tutto, senza oltretutto ottenere risultati concreti, non ottenendo l'amore di Giovanna, e si ritrova misero. Quindi è costretto anche a lasciare la città, no? La città che è l'ambiente per eccellenza in cui si colloca l'ideale della cortesia, ed è costretto a ritirarsi appunto in questo suo piccolo poderetto vicino a Firenze. Perché, amando più che mai, né parendogli più poter essere cittadino, come desiderava, a Campi, laddove il suo poderetto era, se ne andò a stare. Quivi, quando poteva uccellando e senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà comportava. Allora, anche in queste due righe ci vengono date informazioni importanti. Lui ritiene di non poter più stare in città, vedete, parendogli di più poter essere cittadino, proprio perché la città è il luogo della cortesia. Lui, che non ha più i mezzi per dimostrarsi cortese, ritiene di non poter più stare in città, e si ritira appunto in campagna, a Campi sul Bisenzio, non lontano da Firenze. Lì passava il suo tempo cacciando con il suo falcone, quindi mantiene, no, questo filo che lo lega al mondo aristocratico, cortese, e poi ancora non chiede aiuto a nessuno. Vedete, anche questa è una sottolineatura importante, perché lui mantiene comunque una sua dignità, non chiede aiuto a nessuno e sopporta la sua povertà in modo paziente e in modo appunto molto dignitoso. Ora avvenne un dì che, essendo così Federigo divenuto allo stremo, che il marito di Monna Giovanna infermò, cioè si ammalò, e veggendosi alla morte venire, fece testamento, e essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliolo già grandicello,
E appresso questo, avendo molto amata monna Giovanna, lei, se avvenisse che il figliolo senza erede legittimo morisse, suo erede substituì e morissi. Quindi il marito di monna Giovanna, che aveva avuto un figlio con lei, che era, no, molto ricco quest'uomo, fece testamento prima di morire, lasciò erede suo figlio e poi, in caso di morte del figlio, senza ulteriori eredi, la moglie. Rimasta dunque vedova monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, l'anno d'estate con questo suo figliolo se ne andava in contado a una sua possessione assai vicina a quella di Federigo. Perché avvenne che questo garzoncello si incominciò a dimesticare con Federigo e a dilettarsi di uccelli e di cani. E avendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare, stranamente piacendogli, forte desiderava di averlo, ma pure non si attentava di domandarlo, veggendolo a lui esser cotanto caro. Quindi qui abbiamo la storia che va avanti, no? La trama. Monna Giovanna aveva, ormai rimasta vedova col figlio adolescente, aveva un suo podere in campagna, come praticamente tutte le famiglie nobili, no? Fiorentine, e passava l'estate lì, assieme al figlio. Questo podere era vicino, per combinazione, a quello di Federigo degli Alberighi. Quindi nasce questa amicizia tra il figlio adolescente di Giovanna e Federigo, a volte vanno anche a cacciare assieme, la caccia col falcone, no? E il ragazzo praticamente viene colpito dalla bellezza straordinaria del falcone, ma non ha il coraggio di chiederlo a Federigo perché naturalmente capisce bene che il falcone è la cosa più preziosa sia dal punto di vista affettivo che dal punto di vista materiale che sia rimasta al povero Federigo. Quindi non si azzarda nemmeno a chiederglielo, anche se gli piacerebbe moltissimo averlo in dono. E così stando la cosa, avvenne che il garzoncello infermò, quindi si ammala un giorno anche il figlio adolescente, di che la madre, dolorosa molto, come colei che più non ne aveva, perché non aveva altri figli oltre a lui, e lui amava quanto più si poteva, tutto il dì standogli d'intorno non restava di confortarlo. E spesse volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli desiderasse, pregandolo glielo dicesse, che per certo, se possibile fosse ad avere, procaccerebbe come l'avesse. Quindi lei, vedendo che il ragazzo è ammalato, vuole compiacerlo, no? Chiede se ha qualche desiderio particolare da assolvere. Ovviamente lui risponde che vorrebbe il falcone, no? Dice il giovanetto, udite molte volte queste profferte, disse: Madre mia, se voi fate che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente guarire. Addirittura dice che se riuscirà ad avere questo animale bellissimo, probabilmente starà meglio e guarirà dalla sua malattia. Allora, come capite, questo mette in difficoltà serie Giovanna, perché lei si era sempre dimostrata fredda nei confronti di Federico, aveva rifiutato addirittura il suo amore. Federico per lei poi aveva speso tutto il suo patrimonio, era diventato povero e ora lei avrebbe dovuto andare a chiedergli l'unica cosa che gli rimaneva, l'elemento più prezioso, più caro che aveva, il suo falcone. Quindi è comprensibile che la donna si trovi in serio imbarazzo di fronte a questa richiesta del figlio e tenti di temporeggiare, no? Di prendere tempo. La donna, udendo questo, alquanto sopra sé stette e cominciò a pensare quello che far dovesse. Ella sapeva che Federigo lungamente l'aveva amata, né mai da lei una sola guattatura aveva avuto, lei non l'aveva mai degnato neanche di uno sguardo, e adesso chiedergli il suo falcone. Perché ella diceva: come manderò io o andrò a domandargli questo falcone, che è per quel che io oda il migliore che mai volasse e oltre a ciò il mantiene nel mondo? Quindi gli dà di che vivere, ma il mantiene nel mondo vuol dire lo mantiene anche in vita, è la sua ragione di vita, no? È davvero la cosa più preziosa che ha, da tutti i punti di vista.
E come sarò io così sconoscente che un gentiluomo al quale niun altro diletto è più rimasto, io questo gli voglia torre? Quindi, come vedete, Giovanna in realtà si dimostra anche lei un'anima sensibile, anche se non aveva all'inizio accettato l'amore di Federico. Ma ora è molto combattuta, impacciata, no? Come dice adesso. E in così fatto pensiero impacciata, come che ella fosse certissima di averlo se lo domandasse, senza sapere che dover dire, non rispondeva al figliolo, ma si stava, continuava a prendere tempo. Lei era assolutamente sicura che Federico le avrebbe dato il falcone, però si pone molti scrupoli di coscienza nel chiederglielo. Ultimamente tanto la vinse l'amor del figliolo che ella secco dispose, per contentarlo, checché esserne dovesse, di non mandare, ma di andare ella medesima per esso e di recarglielo, e risposegli: «Figliol mio, confortati e pensa di guarire di forza, che io ti prometto che la prima cosa che farò domattina, io andrò per esso e sì il ti recherò». Di che il fanciullo lieto il di medesimo mostrò alcun miglioramento. Lei gli promette che il giorno dopo avrebbe fatto visita a Federico per chiedere il falcone, e il ragazzino sembra già stare un po' meglio, no? Contentissimo per questo dono. La donna, la mattina seguente, presa un'altra donna in compagnia, per modo di diporto, quindi come se volesse andare a fare una passeggiata, se ne andò alla piccola casetta di Federico e fecelo addimandare. Egli, perciò che non era tempo, né era stato a quei dì di uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavoretti a conciare, il quale, udendo che monna Giovanna domandava alla porta, meravigliandosi forte, lieto la corse. Quindi, lui sta facendo dei lavori, meglio, sta sorvegliando un contadino, no? Che fa per lui dei lavori lì nel podere e visto che non era tempo di cacciare, probabilmente il tempo era molto incerto, il tempo atmosferico, e quindi lui si stava occupando della cura della terra e comunque è molto contento di sentire che addirittura la donna da lui amata fa chiedere di lui. La quale, vedendolo arrivare, con una donnesca piacevolezza levatasi incontro, avendola già Federico reverentemente salutata, disse: «Bene stia, Federico», e seguitò: «Io sono venuta a ristorarti dei danni, li quali tu hai già avuti per me, amandomi più che stato non ti sarebbe bisogno. E il ristoro è cotale che io intendo con questa mia compagna insieme desinar teco dimesticamente stamane». Quindi lei dice di essere venuta con questa sua visita a ricompensarlo di tutti i danni. Vedete la parola? Non è un caso che Boccaccio usi questo termine. Danno voleva anche dire perdita economica, no, al tempo. Quindi lei intende proprio i danni materiali, oltre che quelli morali, causati dal suo rifiuto. Non dimentichiamo che per lei aveva speso tutto il suo patrimonio ed era diventato poverissimo. Risposta di Federico, che vedremo una risposta assolutamente orientata ancora ai valori cortesi, alla quale Federico umilmente rispose: «Madonna, niun danno mi ricorda mai aver ricevuto per voi, ma tanto di bene che se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valore, per l'amore che portato vi ho, addivenne». Allora, già all'inizio, vedete, è assolutamente in linea con i principi dell'amor cortese. Lui dice che non solo non ha avuto nessun danno da parte di lei, e quindi vuol dire che intende anche, no, che il denaro che ha speso l'ha speso per un fine giusto, per un fine lecito, e non importa se adesso è diventato povero. Ma dice anche che tutto ciò che di buono è stato capace di produrre ha avuto origine nell'amore per lei. Qui ritorna proprio l'espressione tipica, no, dell'amor cortese, secondo cui qualsiasi virtù maschile si attua solamente per merito della donna che fa innamorare l'uomo. Quindi tutte le virtù che l'uomo può avere
sono date in realtà dall'amore cortese per una donna, che è quasi il motore, no? Di ogni buona azione, di ogni buona virtù che l'uomo può possedere. E per certo questa vostra liberale venuta mi è troppo più cara che non sarebbe se da capo mi fosse dato di spendere quanto per addietro ho già speso, come che a povero oste siate venuto. E così detto, vergognosamente dentro alla sua casa la ricevette, vergognosamente perché naturalmente lui da povero, da ricco era diventato povero e ora accoglie la sua donna amata, che era un'aristocratica, in una piccolissima casetta, no? E di quella nel suo giardino la condusse e quivi, non avendo a cui farle tener compagnia ad altrui, disse: Madonna, poiché altri non c'è, questa buona donna, moglie di questo lavoratore, vi terrà compagnia, tanto che io vada a far mettere la tavola. Allora, la donna ha detto che vuole fermarsi a pranzo assieme alla sua accompagnatrice. Il problema, purtroppo, è che Federigo non ha niente da offrire, talmente povero che a stento quel poderetto gli dava di che vivere, no? A lui, figuriamoci se aveva i mezzi per imbastire così, no? Su due piedi, un banchetto con delle portate degne di un'aristocratica, oltretutto di un'aristocratica che lui amava. Per cui si vede in forti ristrettezze, no? Non sa da che parte cominciare. E a un certo punto, sul piedistallo, sul trespolo, vede proprio il suo falcone. Decide quindi di sacrificare il suo falcone e di offrirlo come portata per il banchetto. Questo è un gesto simbolico estremo, potremmo dire. Il sacrificio del falcone, vedete, è il gesto più nobile, più disinteressato che lui possa compiere in questo momento. Perché ricordiamo, il falcone rappresentava tutto ormai, no? Per lui. Egli, con tutto che la sua povertà fosse estrema, non si era ancor tanto avveduto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordine spese le sue ricchezze. Ma questa mattina, niuna cosa trovandosi di che poter onorare la donna, per amor della quale egli già infiniti uomini onorati avea, il fe ravvedere. E oltremodo angoscioso, secco stesso maledicendo la sua fortuna, come uomo che fuor di sé fosse, or qua e or là trascorrendo, né denari né pegno trovandosi, essendo l'ora tarda e il desiderio grande di pure onorare di alcuna cosa la gentil donna, e non volendo non che altrui, ma il lavorator suo stesso richiedere, ecco anche questo è importante, lui non vuole chiedere aiuto a nessuno, avrebbe potuto chiedere al contadino di andare in città e di farsi prestare qualcosa da uno dei suoi amici aristocratici, no? Però vedete che la sua dignità interiore, la sua grandezza d'animo, no? La sua magnanimità gli impedisce addirittura di chiedere aiuto a chi che sia, va bene? E quindi gli corse gli occhi il suo buon falcone, il quale nella sua saletta vide sopra la stanga. Perché, non avendo a che altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui essere degna vivanda di cotal donna. All'improvviso gli cade sotto gli occhi il suo bel falcone, no? Bello grasso, bello nutrito, e decide appunto di sacrificarlo per imbandire il banchetto a Monna Giovanna. E perciò, senza più pensare, tiratogli il collo, a una sua fanticella il fe prestamente, pelato e acconcio, mettere in uno schedone, cioè in uno spiedo, e arrostir diligentemente. Quindi lui fa arrosto il suo falcone, e messa la tavola con tovaglie bianchissime, anche queste erano un portato assolutamente aristocratico, delle quali alcuna ancora avea, con lieto viso ritornò alla donna nel suo giardino, e il desinare, che per lui farsi potea, disse essere apparecchiato. Laonde la donna con la sua compagna levata si andarono a tavola e senza sapere che si mangiassero, insieme con Federigo, il quale con somma fede le serviva, mangiarono il buon falcone. Certo, lei non sapeva che stava mangiando l'oggetto che era venuta a chiedere. Quindi mangiano il falcone che peraltro, no, oltre a essere la caccia col falcone, uno
dei passatempi aristocratici più diffusi all'epoca e, come vi dicevo, vero e proprio status symbol, no? Per gli aristocratici. Anche il falcone come pietanza era molto diffuso nei banchetti tra famiglie aristocratiche. Elevate da tavola e alquanto compiacevoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna tempo di dire quello per cui andata era, così benignamente verso Federigo cominciò a parlare. Federigo, ricordandoti tu della tua preterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non dubito punto che tu non ti debbi meravigliare della mia presunzione, sentendo quello che per principalmente qui venuta sono. Ma se figlioli avessi o avessi avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia l'amore che loro si porta, mi parrebbe esser certa che in parte mi avresti per scusata. Ma come che tu non ne abbia, io che ne ho uno, non posso però le leggi comuni delle altre madri fuggire, le cui forze, seguir convenendomi, mi conviene, oltre al piacer mio e oltre a ogni convenevolezza e dovere, chiederti un dono il quale io so che sommamente ti è caro. Ed è ragione, perciò che niun altro diletto, niuno altro diporto, niuna consolazione lasciata ti ha la tua estrema fortuna, e questo dono è il falcon tuo, del quale il fanciul mio si è forte invaghito, che se io non glielo porto, io temo che egli non si aggravi tanto nell'infermità la quale ha, che poi ne segua cosa per la quale io lo perda. E perciò ti prego, non per l'amore che tu mi porti, al quale tu di niente sei tenuto, ma per la tua nobiltà, la quale in usar cortesia si è maggiore che in alcun altro mostrata, che ti debba piacere di donarlo me, acciò che io per questo dono possa dire di aver ritenuto in vita il mio figliolo e per quello averlo ti sempre obbligato. Ecco qui, lei fa proprio leva, no? Non tanto sull'amore che lui ancora evidentemente prova e che ha provato in passato, anche con conseguenze pesanti dal punto di vista finanziario, ma addirittura per la sua nobiltà, d'animo naturalmente, che si è mostrata, è importante questa frase, si è mostrata maggiore che in qualunque altro uomo nell'usar cortesia. Lei inizia ad apprezzare questa sua liberalità, non sa però a che punto si è spinta, non conosce ancora il punto estremo, no? Il sacrificio totale che lui ha dovuto compiere, privarsi del falcone per onorare lei, in pratica. Il sacrificio del falcone, potremmo dire, non è che il punto estremo, no? Della parabola economica di Federigo, perché senza quel falcone lui non ha più niente, no? Solo il podere. Vediamo come va avanti. Ecco, qui la scena si fa molto teatrale, no? Come potete immaginare, perché lei appunto ha espresso questa sua richiesta e lui purtroppo sa benissimo di non poterla accontentare perché ha appena ucciso il falcone per darle da mangiare, no? Per imbastire il banchetto. E quindi lui non risponde niente, all'inizio scoppia in lacrime. E lei ancora una volta equivoca, no? Perché pensa che lui stia piangendo per la richiesta, per il dolore di doversi separare dal falcone. Federigo, udendo ciò che la donna domandava e sentendo che servir non la potea, perciò che mangiarglielo aveva dato, cominciò in presenza di lei a piangere, anzi che alcuna parola risponder potesse. Il quale pianto la donna prima credette che da dolore di dover da sé dipartire il buon falcone divenisse più che da altro, e quasi fu per dire che non volesse. Quindi lei, vedendolo piangere, è quasi sul punto di rimangiarsi la richiesta e dire che si tenga il falcone, perché non ha capito il motivo vero per cui Federigo sta piangendo, no? Ma pur sostenutasi, quindi trattenutasi un attimo, aspettò dopo il pianto la risposta di Federigo, il quale così disse: Madonna, poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi il mio amore, in assai cose mi ho reputata la fortuna contraria, e sonomi da lei doluto,
ma tutte sono state leggere a rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai pace con lei aver non debbo, pensando che voi qui alla mia povera casa venuta siete, dove mentre che ricca fu, venir non degnaste. E da me un piccolo dono vogliate, ed ella abbia sì fatto che io donare non lo vi possa. E perché questo esser non possa, vi dirò brevemente. Come io udii che voi la vostra mercè meco desinar volevate, avendo riguardo alla vostra eccellenza, al vostro valore, reputai degna e convenevole cosa che con più cara vivanda, secondo la mia possibilità, io vi dovessi onorare, che con quelle che generalmente per le altre persone si usano. Perché, ricordandomi del falcon che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi reputai. E questa mattina arrostito l'avete avuto in sul tagliere, il quale io per ottimamente allogato avea. Ma vedendo ora che in altra maniera il desiderevate, mi essi gran duolo che servir non ve ne posso. Pace non me ne credo dare. Ecco qui la rivelazione, no? Lui, molto addolorato, le confessa di non poterla accontentare. Non può darle il falcone perché gliel'ha già dato in altra maniera, durante il banchetto. E come prova porta proprio le penne. No? Le zampe, il becco del falcone, quello che era rimasto. E questo detto, le penne, i piedi e il becco le fa in testimonianza di ciò gettare davanti. La qualcosa la donna, vedendo e udendo, dapprima il biasimò di aver per dar da mangiare a una femmina ucciso un tal falcone, e poi la grandezza dell'animo suo, la quale la povertà non avea potuto né potea rintuzzare, molto sé come desima commendò. Quindi lei ha due reazioni, no? Una immediata, visibile, l'altra interiore. Quella visibile è negativa, perché vedete che lei addirittura all'inizio lo rimprovera, no? Lo biasima di aver agito in modo troppo splendido, per dar da mangiare ad una donna, seppur aristocratica, privarsi di un falcone così bello, no? Di un falcone così prezioso, che poi era l'unico elemento che ancora gli rimaneva, no? Del suo vecchio passato aristocratico. Però dentro di sé, Giovanna lodava tra sé e sé la grandezza d'animo di Federigo. Grandezza d'animo, quella frase importante, la quale la povertà non aveva potuto né poteva mortificare. Quindi il magnanimo non viene colpito dagli eventi esteriori, dagli eventi che sono al di fuori della propria indole. E però il falcone ovviamente non l'ha avuto, quindi ritorna dal ragazzo, da suo figlio, senza il falcone. Poi, rimasta fuori della speranza di avere il falcone e per quello della salute del figliolo entrata in forse, tutta malinconiosa si dipartì e tornossi al figliolo, il quale, o per malinconia che il falcone aver non potea, o per la infermità che pure a ciò il dovesse aver condotto, non trapassar molti giorni che egli con grandissimo dolor della madre di questa vita passò. Quindi muore anche il figlio, però questo ha conseguenze importanti dal punto di vista economico, perché ricordate il testamento, no, del marito di Giovanna, lei ora si trova erede, quindi eredita la fortuna, no, il grandissimo patrimonio del marito. La quale, poiché piena di lacrime e di amaritudine fu stata alquanto, essendo rimasta ricchissima e ancora giovane, più volte fu dai fratelli costretta a rimaritarsi, costretta nel senso di spinta fortemente, no? Quindi lei qui ha dei fratelli che ovviamente ci ricordano altri fratelli, no? I fratelli di Elisabetta da Messina, che incarnavano il calcolo gretto, no? Egoistico, opportunistico, anche violento a tratti, eh? E anche qui i suoi fratelli sono veramente l'incarnazione della morale gretta, no? Del mercante, della ragion di mercatura. Quindi intanto poco curanti del suo dolore di vedova e di madre che ha perduto
l'unico figlio, fanno forti pressioni perché si risposi. La quale, come che voluto non avesse, pur veggendosi infestare, quindi lei non voleva assolutamente sposarsi, ma loro insistevano, ricordatasi del valore di Federigo e della sua magnificenza ultima, quindi dell'ultimo gesto molto molto generoso con cui si era privato addirittura del falcone per lei, cioè di aver ucciso un così fatto falcone per onorarla, disse ai fratelli: io volentieri, quando vi piacesse, mi starei, cioè rimarrei da sola. Ma se a voi pur piace che io marito prenda, per certo io non ne prenderò mai alcuno altro se io non ho Federigo degli Alberighi. Quindi l'unico uomo che lei è disposta a sposare ora è proprio Federigo. Vedete che si è ribaltata completamente la situazione all'inizio. Come vi dicevo prima, qui non è stato, come nel caso tutto sommato di Nastagio degli Onesti, un colpo di industria del protagonista, no? A far passare la donna dall'indifferenza all'amore. Qui è stato un gesto estremo di grandezza d'animo, di liberalità, del protagonista, appunto Federico. Alla quale i fratelli, facendosi beffe di lei, dissero: sciocca! Che è che tu dici? Come vuoi tu lui che non ha cosa del mondo? E vedete che qui davvero, no? I fratelli incarnano il modello del mercante che calcola solamente il denaro, no? L'economia. Infatti, come mai tra tutti i nobili ricchi che potresti sposare, tu che sei ereditiera, vai a cercare proprio la persona più povera? No? Che non possiede più niente perché ha solo un suo piccolo podere, non ha più nemmeno il falcone, ma non considerano che lui tutto questo l'ha speso in realtà per lei e che quindi è l'amore per lei la causa del fatto che Federigo da ricco sia diventato povero. La risposta successiva, è molto famosa, è molto significativa, fa parte un po' di quel gusto, no? Che in boccaccio c'è per la battuta, per la parola efficace, l'abbiamo visto nella novella di Guido Cavalcanti, no? Lei li mette a tacere con una sola frase, dice, ai quali ella rispose: fratelli miei, io so bene che così è come voi dite, ma io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza che abbia bisogno di uomo. Quindi lei dice di preferire un uomo povero, ma uomo vero, no? Degno di tale nome, piuttosto che un patrimonio amministrato da chi magari uomo non è. Va bene? Quindi qui vedete che di fronte a una risposta così loro non possono far altro che ammutolirsi, no? I fratelli, udendo l'animo di lei e conoscendo Federigo da molto, cioè sapendo che lui comunque era persona di grandi qualità morali, quantunque povero fosse, siccome ella volle, con lei tutte le sue ricchezze gli donarono. Certo, perché lui ora la sposa e diventa quindi anche proprietario, no? In quanto marito di lei, del patrimonio. Il quale Federigo, così fatta donna e cui egli cotanto amata avea per moglie vedendosi, e oltre a ciò ricchissimo, in letizia con lei, miglior massaio fatto, terminò gli anni suoi. Allora, importante quest'ultima affermazione, miglior massaio fatto, cioè divenuto migliore amministratore del patrimonio della donna. Allora, qui vedete come alla fine, secondo Boccaccio, no, come vi dicevo già prima, è necessario trovare una sorta di conciliazione tra la liberalità cortese che si è portata ai suoi effetti estremi, si autodistrugge, no? Vedi Federigo che diventa povero per aver dato fondo a tutto il suo patrimonio. Dall'altra bisogna anche evitare l'avarizia commerciale, no? L'avarizia economica, del mercante, quindi quella ragion di mercatura che è capace potenzialmente di passare sopra a qualsiasi sentimento umano, Anche l'avarizia va assolutamente evitata, è necessaria una mediazione. E la mediazione è proprio quella di chi
pur possedendo un ampio patrimonio, Boccaccio pensa probabilmente alla nuova classe, no? Dei mercanti fiorentini, deve però essere capace quel patrimonio di amministrarlo con oculatezza. Quindi, sicuramente facendo attenzione a non spendere tutti i propri averi, ma al tempo stesso essendo capaci anche di gesti di cortesia, di liberalità. C'è quindi proprio qui, nella figura di Federigo degli Alberighi, che è uno dei personaggi sicuramente più noti, no, del Decameron, uno degli eroi di Boccaccio, una fusione degli ideali della cortesia con tutti i valori della borghesia urbana, no, del comune, fiorentino. Il sacrificio del falcone, ripeto, ha anche un suo valore di simbolo da questo punto di vista. In Federigo degli Alberighi c'è una conciliazione piena tra la liberalità e la masserizia, va bene. E c'è anche, come vediamo, un ulteriore stacco rispetto all'amor cortese. L'amor cortese era tale, come qualcuno di voi ricorderà, perché si fondava non sul matrimonio, anzi il matrimonio veniva visto quasi come una negazione dell'amore, eh? L'amore cortese doveva essere al di fuori del matrimonio. Qui invece c'è un ribaltamento di questa prospettiva, perché vedete che Federigo diventa miglior massaio del patrimonio e vive in letizia proprio all'interno del matrimonio con Giovanna. C'è quindi l'esaltazione del matrimonio, della famiglia, come condizione necessaria per la piena realizzazione di un individuo. E quindi il matrimonio è un po' il segno anche del passaggio, no? Dell'integrazione di Federigo, che era stato definito non a caso all'inizio donzello, no? Quindi aspirante cavaliere giovane, da donzello appunto a pieno rappresentante del mondo borghese. Allora, con questo noi concludiamo e quindi abbiamo finito anche con Boccaccio. Buona estate a tutti voi!